sera piovosa, molto piovosa, quella del 31 maggio 1972 a Gorizia. Ed è una sera come tante altre anche per tre carabinieri che devono controllare una Fiat 500 abbandonata a Peteano con alcuni colpi di proiettile sul parabrezza. È un agguato. All'apertura del cofano una bomba esplode e non risparmia nessuno. Morirà il brigadiere Antonio Ferraro e i carabinieri Donato Poveromo e Franco Don Giovanni. I responsabili materiali dell'attentato a Peteano sono Vincenzo Vinciguerra, Carlo Cicuttini e Ivano Boccaccio, aderenti al gruppo eversivo neofascista Ordine Nuovo. La verità arriva anni dopo, quando nel 1979 si costituisce Vinciguerra, che poi si assumerà la paternità dell'attentato. Non l'ho mai perso, è ancora vivo nel mio cuore e mi ha lasciato l'eredità più bella, nostra figlia, racconta Rita Famea, la moglie del brigadiere Antonio Ferraro, nel libro Anni Bui. Una storia inedita che racconteremo sabato 28 maggio alle ore 18 presso il centro civico comunale di Mossa, a Gorizia. Vi aspetto.